e servizi da proporvi. Halime Sulli ha raccolto in un diario intitolato Banana Split, recentemente pubblicato, la sua storia di donna kosovara ed immigrante. Una vita intensa in un certo scevra da difficoltà che 40 anni fa l'ha portata in Svizzera. L'ultimo servizio parla di circolo culturale sardo Coghinas di Bodio, che da 32 anni è un punto di riferimento dei sardi, eppure quest'anno ha proposto una manifestazione della cultura e delle tradizioni della Sardegna. Quando uscivo con delle amiche, amici, colleghi di lavoro, dai, andiamo a mangiare, bere qualcosa. Allora vedevo la carta, guardavo qui, c'è banana, c'è gelato, c'è cioccolata, c'è quella panna lì, sono curioso di provare cos'è. C'era tutto completo, mio gusto, mi soddisfavo di tutto quello che mi è mancato, mi ha riempito la gioia, Banana Split. Halime è nata a Gilan, vicino a Pristina, vive in Svizzera dagli anni 70. Qualche mese fa ha dato alle stampe Banana Split, il suo diario, un viaggio che inizia lontano, nello spazio e nel tempo, dalle sue radici in Kosovo. Con la mamma pochettino non andavo d'accordo, perché c'era mio fratello grande, mio fratello più piccolo, e lei era lì attaccato a loro due. Ho avuto più contatto con padre, perché ero la quinta. Due sorelle, tre sorelle erano grandicelli e venivano questi del paese o quelli degli uomini d'onore. Io servire il caffè, portocenere, portare da mangiare, da bere, sbarazzare. Un giorno, con mia grande sorpresa, mi dissero che non dovevo servire. Che miracolo, pensai, per una volta mi riposo, ma mi ero rallegrata troppo presto. Quando mi dissero «ti sposi», mi apparve l'immagine di una vita piena di figli e fatta di grandi sacrifici. Dopo non ero d'accordo e ho fatto una fuga. Speravo di trovare un'altra strada per non finire lì, però sono stata racciofata e ho dovuto obbedire. Quando la famiglia del marito rompe la parola data, Halime, grazie al sostegno di suo padre, ottiene l'annullamento del matrimonio. Ma l'incubo non è ancora finito. Volevo scappare per sempre. Volevo liberarmi dall'assillo asfissiante del marito e della sua famiglia. Avevo allora 18 anni. Stavo facendo le spese a Gilan, quando, colpo di fortuna, vidi uno dei miei zii materni che si intratteneva con una bella e giovane ragazza. Lo zio da molti anni guidava i tram a Zurigo. Chi è questa donna? La moglie non la fa uscire mai fuori. Presi la palla al balzo e lo misi alle strette, minacciando che avrei spifferato tutto a sua moglie se non mi avesse aiutato a fuggire dal Kosovo. Finalmente, 50.000 dinari in tasca, dono e benedizione di suo padre, Halime va alla stazione dove trova lo zio con la sua amica e la speranza di una vita nuova. Treno parte, dum, dim, pam, pim, pam, io... ero felicissimo. Quando ho visto passato quella stazione lì, io mi sono sdraiata. Però ogni tanto avevo ansia, perché questo treno mi sembrava, quando chiudevo gli occhi, mi sembrava che torna indietro. Zio, dove siamo? Non sapevo neanche dove mi diceva, ma sapevo che ero fuori Kosovo. E siamo arrivati a Zurigo. E di sera uscivamo nei ristoranti per trovare lavoro e mio zio parlava tedesco. Un ristorante è andato male, secondo è andato male, terzo esce proprietario e mio zio fa: c'ho queste due persone che cercano lavoro, lavapiatti, pulire, camere, cose. Si siede, solo sento ya ya e fa il dito a lei. E io rispondo, e io? Un giorno trova 5 franchi nella tasca di una giacca dello zio. Stufa di restare tutto il giorno in casa da sola, decide di uscire. Scesi al bar, ordinai una coca e notai una signora anziana che da sola sbrigava tutto il lavoro. Ho preso il vasoio, tac, 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 tac.
lei mi guarda, vado, tac, tac. Vedo dove giro e lei mi lascia spazio, ha visto che ho detto, i clienti si siedono dove è pulito. Dico, Coca-Cola? Nein, nicht bezahlt. Boh. E poi mi alzo, firma, firma, tac, così mi fa. Allora ho imparato, tanche, io tanche, lei tanche, tanche, anche lei, cominciamo con tanche, 20 franchi. Inizia così la carriera di Alimè nella ristorazione. Inizia come tutto fare in un grotto a Brissago e come cameriera all'Hotel Excelsior di Locarno e in vari ristoranti. E sempre tanta voglia di imparare, voglia che le ha permesso di esaudire un sogno, avere un locale tutto suo. Ho detto faccio qualcosa per me, provo anch'io a essere proprietario di un locale, perché questo non ho provato, cosa vuol dire? Vita intensa e travagliata, in bilico tra speranze, emancipazione e radici. Ed oggi?